Mare pescoso, cielo sereno ed equipaggi agguerriti. Siamo ad Ancona, gli ingredienti ci sono tutti e il porto turistico di Marina Dorica sta per ospitare la 7ª edizione della Conero Tuna Cup, da quest'anno con una grande novità. Si è creato questo circuito al quale è stato dato un nome un po' lungimirante, perché all'inizio si pensava a un circuito prettamente italiano, invece è stato chiamato IBGE, che sta a significare International Big Game Events, quindi degli eventi a livello internazionale che hanno a che fare col big game. In questo caso qui avremo una gara di drifting, però non è da escludere che nel prossimo futuro ci potranno essere anche altre discipline legate al mondo del big game, come può essere la traina d'altura o la traina costiera. E internazionale perché? Perché abbiamo avuto la fortuna sin da quest'anno, un circuito nato sette mesi fa, quindi freschissimo, la possibilità di avere anche equipaggi stranieri e club stranieri che stanno dando un po' alla volta la loro disponibilità a questo progetto che speriamo pian piano riesca a crescere e a prendere sempre più peso. Abbiamo avuto la prima prova, l'evento che è stato fatto in provincia di Rovigo organizzato da Levante, quindi da Davide Grillo, uno degli organizzatori del circuito. Abbiamo avuto la seconda prova fatta a Roma, il Big Red, con un grandissimo numero di partecipanti, manifestazione nella quale abbiamo avuto anche l'onore di avere la presenza di due capitani famosissimi a livello mondiale, famosissimi anche a livello mediatico, Dave Marciano e David Carraro, famosissimi per la serie Wicked Tuna su D-Max, che ci hanno onorato della loro presenza e che quest'anno per la prima volta hanno preso parte e hanno gareggiato in formativa. E adesso abbiamo la Conero Cup, che è una gara comunque storica per Ancona, che è entrata a far parte anche lei in questo circuito qui. È una volontà nata da tanti garisti del settore, da più club del settore che praticano questa attività a livello agonistico sia su scala nazionale che scala internazionale da tanti anni. C'era la volontà di mettere in piedi un circuito e una collaborazione appunto fra club e fra garisti per poter mettere in piedi un sistema di gare che faccia ritornare a tanti garisti che purtroppo per varie motivazioni negli ultimi periodi stanno perdendo un pochettino la voglia. Ci sono problemi economici, problemi di varia natura, quindi di far tornare la voglia e la volontà di venire a fare delle gare dove fondamentalmente, oltre all'agonismo puro, perché non prendiamoci in giro, le gare si fanno per cercare di vincere, non per cercare di partecipare, ma ci debba essere alla fin fine anche lo spirito goliardico, la volontà di voler stare insieme, di voler star bene indipendentemente dal risultato delle gare. Noi come equipaggio del DJ Tuna non siamo venuti qui per vincere la gara, sebbene una sorta di spirito agonistico ci possa stare. Ancona è una bella location perché si vive in primis lo spirito sportivo della manifestazione, un contesto per stare tutti assieme. Che se poi viene il risultato, ovvio, certo, quello lo prendiamo. Cosa ne pensa del circuito invece? Beh, il circuito è sicuramente... Il circuito è sicuramente un'idea innovativa. Nei prossimi anni, già da adesso, però andare oltre, si sentirà parlare molto di questo nuovo circuito delle gare nazionali. Dico bene, Maurizio? Speriamo. Très heureux d'arriver tout frais, tout ce matin on est arrivé de bonne heure. E sono contentissimi di essere qui, è la prima volta, ha detto l'inizio è andato bene, di conoscere nuove persone, contentissimi di rappresentare il loro club e allo stesso tempo di rappresentare la Francia, perché per adesso, per quest'anno, è ancora il primo club che prende parte a questo circuito qui. Alors plusieurs fois on a pas mal d'amis dans le monde entier maintenant à force de faire des concours interclub et donc on a été sur l'Espagne. Grazie alla pesca hanno avuto la possibilità comunque di conoscere tante persone nel mondo intero, quindi questo è anche uno degli aspetti aggreganti di questa disciplina qui. Vengono regolarmente in Italia da circa 3 anni a fare una manifestazione a Vieste, una gara. Ringraziano tantissimo tra gli amici un amico in comune che è Michele Coda, che è stato il loro maestro, e hanno, oltre al calcio, hanno dovuto imparare anche la pesca dagli italiani. E poi hanno fatto 3-4 gare in Spagna, ma girano praticamente tutto il mondo, quindi sono contentissimi. La
Conero Tuna Cup, siamo arrivati alla settima edizione, ecco, cosa ci dobbiamo aspettare per domani? Allora, quest'anno sì, come dicevi, siamo giunti alla settima edizione della Conero, secondo Memorial Maurizio Danzani, e abbiamo una buona affluenza di equipaggi, circa 30 equipaggi, la gara è inserita nel circuito IBGE, è un'idea che abbiamo avuto quest'anno con gli amici di Porto Levante e del Porto di Roma del Big Red. Abbiamo 4-5 equipaggi locali, il resto sono tutti da Trieste scendendo giù fino a Giulianova. Pesce in abbondanza, c'è tanto pesce, quest'anno un pochino più fuori rispetto agli anni scorsi, agli anni precedenti che erano arrivati prima, quindi essendo arrivati prima li trovavi un po' sparsi in tutte le zone, adesso invece si trovano su una battimentica più alta, però molto numerosi. È una delle prime zone dove sono ritornati i pesci dopo la frega, perché parlando con gli amici appunto che vengono da fuori, da loro ancora pesci non ce ne sono, e qui nelle giornate di prova, ieri ci sono barche che hanno fatto anche 6 allamate in mezza giornata, io con gli amici di Brescia e un altro equipaggio croato, l'altro ieri ho fatto 4 allamate in 3 ore, come pesci ce ne sono tanti, quindi ci aspetteremo dei bei numeri a livello di catture e rilasci, perché la gara naturalmente è tutta rilascio dopo una misurazione che viene ripresa con il video e poi il pesce va rilasciato. Metratura del campo di gara e distanza dalla costa? Allora, il campo gara come al solito parte da 10 miglia dalla costa fino ad arrivare a 17, quindi ha un 7 miglia di lunghezza, e rispetto agli altri anni l'abbiamo ristretto un pochino perché con l'esperienza che ci siamo fatti ci siamo accorti che l'anno scorso le barche erano concentrate, gli anni precedenti, le barche erano concentrate tutte verso il lato sud-est del campo, e quindi abbiamo evitato di allargare il campo per tenere anche le fasi di controllo con le barche giuria, fotografi eccetera, più concentrate in zone dove il pesce mangia, quindi abbiamo ristretto e allungato verso fuori. Meteo? Il meteo, come tutte le edizioni, fortunatamente ha fatto le bizze la settimana precedente, e la settimana della Conero ancora una volta meteo favorevole, quindi diciamo che da quel punto di vista lì siamo baciati dalla fortuna. E c'è un po' di vento da scirocco, ma credo sia un termico, perché fuori il mare mi hanno detto barche che sono state in prova che era calmo completamente, quindi ci aspettiamo anche una buona condizione di sole e meteo favorevole per fare parecchi pesci.
Tutto pronto, ma prima del via, spazio al ricordo con un minuto di silenzio in memoria di Maurizio Zanzani, giovane scomparso un paio di anni fa, a cui è stato intitolato a partire dall'edizione 2016 il premio della Cone Rotuna Cup e alla piccola Linda Pastacaldi, scomparsa di recente a soli 8 anni. Comunque ragazzi, adesso facciamo il minuto di raccoglimento per Maurizio Zanzani e per Linda Pastacaldi, grazie. Direzione gara, fatevi sentire un bel applauso, grazie. We'll be right back.
Pronti? Vai Luca! E vai! Guarda che lo filmo! Vai, ciao! Vai! Grande! Vai, siamo a 4! 4! Vai! Vai! Allora, terzo posto qua ad Ancona e vi ha regalato anche la vittoria di tutto il circuito. Siete contenti? Esatto. Non ce l'aspettavamo. Sono 2 anni che pratico questa pesca e arrivare a questi risultati non sarei mai aspettata. La mattina è stato molto turbante e fortunatamente dopo un paio d'ore si è abbastanza calmato. Abbiamo pescato non molto bene perché le correnti erano un po' ballate, in barca eravamo abbastanza indaffarati con le canne a tenere sempre in pesca e alla fine abbiamo fatto 4 tonni e ci è andata bene, ecco dai. È stato un testa a testa con Tommy One, immagino entusiasmante anche per voi. Siamo stati parecchio tempo a testa a testa con Tommy One, praticamente eravamo 3 pari, io ho fatto il 4º tonno prima di lui, dopo lui è partito, noi purtroppo i tonni sono fermati e loro li sono partiti un po' tutti e noi abbiamo avuto un po' di vuoto, ecco. Alle 2:30 di pomeriggio, oggi alle 14:30, in base alla classifica eravamo primi però il pesce ha cominciato a girare e hanno cominciato a prendere un po' tutti, ecco. Vorrei ringraziare tanto anche Artico per l'attrezzatura, per le cose che ci hanno fornito per questa gara e poi vorrei ringraziare Marco Bozza e soprattutto anche Marco Mazzon che siamo sempre in battaglia, io senza di loro non sarei qua. Abbiamo fatto almeno 100, se non sbaglio, 150 equipaggi, uno diverso dall'altro, tra Roma, Ancona e Porto Levante. Abbiamo fatto il Big Red, il Tuna Event e la Conero Tuna Cup. 150 equipaggi, i migliori d'Italia, che si sono sfidati in 3 prove con dei punteggi e siamo arrivati a fare la finale a Ancona. Noi abbiamo fatto purtroppo 2 punteggi vuoti negli altri 2 gare, qua ci siamo difesi abbastanza bene, abbiamo fatto un 2º posto, ben difesi. Uno del nostro club ha fatto il 1º in questa gara, il 2º del circuito e abbiamo fatto tanti pesci qua, bel divertimento, una bella gara.
Ancona comunque rimane Ancona, sempre un bel posto per pescare. Tonolandia, la chiamano Tonolandia. È un posto giusto per fare le gare, un bel sport, una bella marina, ci accolgono sempre al massimo, sono perfetti. Prossimo anno dovremo anche migliorare, dovremo portare l'IBGE internazionale all'estero, di fare da 3 prove a 5 prove. Non dico niente, verrà fuori più avanti l'organizzazione come si andrà aperta nel prossimo anno. È sempre stata una giornata impegnativa, già la mattina con il mare, un po' di vento così, e da capire come si poteva riuscire a afferrare questi pesci che bene o male noi dalle nostre zone troviamo una situazione diversa, che giustamente se l'esperienza ti mette davanti una situazione simile ti puoi difendere. Giustamente abbiamo trovato la situazione per far mangiare questi pesci, che non era facile tra la corrente, il vento e la posizione. C'è stato un momento durante la gara in cui vi siete proprio dovuti fermare per via delle condizioni? Sì, sì, è stato un po' impegnativo anche la decisione di non mettersi in ancora o lasciare il gommone, perché siamo venuti giù dalle nostre parti con un gommone in prestito, e trovare il sistema giustamente per allamare questi pesci che giustamente dalla mattina erano già sotto. Non è stato facile perché c'era una condizione strana di vento, di marea e con questo gommone che non è mai facile. Adesso avete vinto la tappa di Ancona, siete arrivati secondi all'interno del circuito, siete soddisfatti di questo risultato, vi aspettavate? Sì, è una bella soddisfazione anche per il club, perché è un club nuovo e puntavamo alla vittoria, e tra l'altro per poco ce l'hanno soffiata, però è sempre una grande soddisfazione. Anche per la gente del nostro porto che ci credeva in noi e siamo qui. Allora, siamo al termine di questa 7ª Conero Tuna Cup. Qual è il bilancio della manifestazione e anche un bilancio generale di tutte queste edizioni? Bilancio assolutamente positivo, perché abbiamo avuto degli amici oltre che concorrenti in gara che si sono dimostrati tali anche nella sportività con cui hanno accettato i risultati e hanno combattuto in mare per una cattura con rilascio di ben 72 tonni. Quindi questo è sicuramente il primo bilancio assolutamente positivo che ancora una volta la zona di Ancona ci ha regalato in termini numerici di catture. Bilancio positivo in quanto anche quest'anno siamo stati vicini al nostro amico Rino Zanzani, in quanto il Memorial Maurizio Zanzani è un'altra testimonianza della nostra vicinanza a loro nella tragedia che li ha colpiti. E a loro andrà una parte della quota di iscrizioni in quanto destinate alla Fondazione Maurizio Zanzani. Siamo alla 7ª edizione, quindi ci fa piacere avere ogni anno degli amici che ci vengono a trovare nella realtà di Marina Dorica, che comunque si conferma uno dei porti turistici sicuramente più interessanti ed attrezzati dell'Adriatico. Grazie, grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci al prossimo anno.